an das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo Senso Verón 4 con la nostra Great War Mod. Siamo qui pronti. Ormai, come tutti sapete, la guerra è inevitabile. Però c'è un problema. Visto che la Serbia, come dire, è stata conquistata. Dov'è la Serbia? Aspetta. Questa è? No. Ah sì. Questa è la Serbia, insomma. È stata conquistata dagli ottomani, quindi gli ottomani hanno vinto una prima guerra balcanica, in questo caso dovrebbe essere anche unica, quindi penso che noi dovremmo sferrare il nostro attacco. È un po' strano questa situazione, ragazzi, è molto molto strano. Questa guerra potrebbe scoppiare con gli ottomani che attaccano l'Austria, ma non può essere proprio possibile. Non so come, veramente non so come potrebbe scoppiare questa guerra. Adesso però dobbiamo dare i nomi alle nostre armate. Ci vediamo quando avrò dato il nome, perché tre persone mi hanno chiesto di dargli un'armata, tra cui Matti Vendetta, Stratega 14 e Bernardo 97. Quindi ci vediamo quando avrò scritto in modo corretto queste tre armate, i nomi di queste tre armate. Ok ragazzi, allora abbiamo in animale Russian Division, sarebbe divisioni di vendetta, ecco, per Matti Vendetta. Bernato Stroftruppen è per Bernato 97 e Africa Corps von Stratega 14 per Stratega 14. E poi c'è la Ivy Panzer Division di Otto Carius. Spero di aver pronunciato bene, perché vabbè. Tralasciando questo, allora. Bene. No, calmi. No, attenzione, perché mo è grave il fatto, no? Ha detto che ha dichiarato guerra alla Serbia. Fratello, la Serbia è stata conquista dagli ottomani. Ma non è possibile! No, qua c'è un problema, di gioco proprio. Come può una Austria-Ungheria attaccare la Serbia, se la Serbia non c'è? E perché la Russia, cioè è vero che nella storia la Russia interviene perché i serbi hanno la stessa religione, tutto, come i russi, vabbè, sì, ho capito, però non è possibile, non è proprio scientificamente provato questa cosa. Non siamo pronti. Non siamo pronti ancora. Non possiamo attaccarli. Devo ancora portare tutte le divisioni qua. Non sono ancora pronto per una guerra. No, non siamo pronti ancora. Non possiamo intervenire in questo momento. Dobbiamo ancora addestrare le nostre truppe da mandare in Africa. No, non possiamo intervenire. Veramente questa volta non possiamo. Ma vaffanculo però a sto punto. Mamma mia, che palle. Chi ci deve rompere i coglioni? Indovinate chi ci deve rompere i coglioni adesso? La Francia. E perché la Francia? Perché ci ha dichiarato quello. Posso anche capire che
ci sta, cioè, forse ci odiate, posso anche capire, capito? Posso anche capire. Però ecco qua. Volevo ancora addestrare le mie truppe. Ma a sto punto era meglio che non facevo il piano. Vabbè, pronto orientale. Attaccate. Qua mi manca. Sì, noi mettiamo però coloni in Africa. Il vostro obiettivo è veramente quello di sopravvivere. Qua non lo so cosa succederà, ma onestamente per il momento non mi interessa. Devo concentrarmi più sul fronte occidentale e anche orientale, però abbiamo bisogno di un aiuto, forse degli ottomani. Cioè, guardate quante cazzo di divisioni c'hanno, ma santo. Sì, ha chiamato in Nepal. Sì, vabbè, il grande stato mongolo, idè. Sudafrica, va bene. Oman, tutti quanti. Ok, Nuova Zelanda, ci sembrava strano che non mi invitavi. Il Bhutan, certo, pure il Bhutan è importante invitare anche loro. Saranno molto importanti per. Sì, nessun problema. Va bene. Eastern Germany. Portiamo qui i nostri Led Zeppelin. Ah no, vabbè, ho sbagliato, vabbè, chi se ne frega. Ora non c'è. Anche il Canada, certo, ovvio. L'Australia, bene, bene. L'Australia poteva far male. I British era già che non serve un beato cazzo. Sì, ma certo. Invitiamo tutti, tutti. Anche il Belgio, possibilmente. L'unico che non è invitato. Pezzo di merda. Vabbè, allora facciamo, aggiungiamoli qua, Turingia, qua, Sassonia, Turingia, più o meno abbiamo andato là. Ma qui pentiamo. Perché queste unità non ci servono, ci servono gli Appennini. Ma perché dico gli Appennini? Ci servono gli Alpini. Gli Appennini, sì. Guarda, ma che cazzo succede? Ma come? Ma quando? Ma come una? Madonna. Bene, tu vai con loro. Sbrigati. Muoviti. No, ma non possiamo combattere contro 21 divisioni, tipo. Perché non chiamano anche loro? Ma è la meglio che lo facevo il piano a sto punto. Però l'Italia ancora non vuole. Ma non so se ci vuole attaccare o meno, però io spero veramente di no. Perché mi piacerebbe molto averlo come compagno, proprio come alleato. Però dobbiamo, dobbiamo farci amici gli ottomani, per forza dobbiamo farci amici gli ottomani, dobbiamo farci aiutare in qualche modo. Me ne frega che sono deboli, poi deboli, hanno vinto la prima guerra balcanica, hanno un bel po' di divisioni, ma io spero che ci aiuti, veramente spero che ci aiuti. Poi su questo lato attaccare la Russia sarebbe l'ideale. So che l'impero ottomano forse non è così forte. Come pensate voi? Però ora che abbiamo un impero ottomano, abbiamo una speranza in più, perché noi potrebbero attaccare gli ottomani. Ecco, vedete? Mi attaccano per di qua. Gli ha chiamato anche i suoi trattino alleati. Alleati. Avete tre divisioni, ma proprio sputate.
Secondo me ne frega delle Olimpiadi, scusate, c'è una guerra in corso. Non è che me ne importi più di tanto delle Olimpiadi. Anche se al tempo dei greci, quando c'erano le Olimpiadi, la guerra finiva per quel momento e tutti quelli si riunivano, stavano insieme. Ma è anche bello questo, per carità, certo, però adesso proprio non è il momento. Ecco. 10 divisioni. No, calmo, qua proprio tutti addosso queste 10 divisioni, li devo massacrare. Qua c'è. Ma veramente non riusciamo a sconfiggere 8 divisioni di merda? Anche se adesso noi abbiamo armi molto più potenti delle loro, quindi siamo anche avvantaggiati da questo punto di vista. Stiamo avanzando in Russia, questa è un'ottima cosa. Qui invece c'è proprio una situazione di stango, proprio come succedeva nella prima guerra mondiale, insomma. Bene ragazzi, ancora stoppo qui e ci vediamo quando saremo arrivati, che ne so, da qualche parte in questo universo. Ragazzi, potete ben vedere, l'Unione Sovietica, cioè una rivoluzione in caso di Russia conquista. Perché non vanno comunque un centimetro? Poco. È molto Franz Josef. Che ho detto in caso della Russia? Non mi ricordo. Aspetta, chi c'è? Chi cazzo sei tu? Donna, quanto sei brutto, fratello mio. Poi c'è Lenin, è ovvio. Quindi qui si dovrebbe chiamare Leningrado adesso. Si dovrebbe chiamare. Ragazzi, attenzione. Unione Sovietica, eccola qui. Mamma mia, ragazzi. E come potete vedere adesso, da questo fronte orientale andiamo tutti verso questo occidentale. 50 divisioni qui pronte per fare, proprio per attaccare, per massacrare. Mamma mia. Sarà anche per crashare il gioco a causa di questo, però dai, sono contento perché, anche se qua è capitolato, qui l'Unione Sovietica potrebbe anche giocare con noi. Ah, ma noi già, oddio, quindi in un certo senso i sovietici sono con noi. Ottima cosa. Voi che intenzione avete? Vabbè, facciamo sta. Facciamo questa, facciamo una radio, molto importante la radio in questi casi. Anzi, un corps. Oh, perfetto. Qui invece. Telegram. Ah, mandiamo Telegram, è l'app. No, fanti scherzi. Inviteremo anche loro. Forse. Ma noi lo inviamo, poi vediamo. Inviamo il messaggio di Telegram. Allora, qui ci sono 171. No. Visto che non attaccheremo la Danimarca, voi andate qua. Scusa. Perfetto. Ok, attacchiamo. Ah, abbiamo già sconfitti, bene. Perfetto. Tanto i danesi non possiamo. Vabbè, noi lo facciamo questo. Non possiamo neanche sconfiggerli. Cioè, nel senso, sconfiggere, non possiamo neanche attaccarli perché
non c'hanno niente, c'hanno 8 fabbriche proprio messe in a cazzo, proprio giusto perché ne vogliamo mettere, guarda, quindi non ha senso. Potremmo far invitare loro, però lasciamo perdere. Gli italiani com'è che non qua invece niente, non possiamo prima attaccare niente, proprio zero. Dopo il Mussemburgo, che cos'ha il Mussemburgo? Cos'è il Mussemburgo, scusa? Togli da qua, per favore, perché proprio metti questo qua, va. Da più di questo non posso fare. Ok, abbiamo migliorato la radio, quindi per ora torniamo da queste parti qui. Cosa possiamo fare? Ah, ok, questo per... mamma mia, benissimo. E con questo sfondiamo il culo a tutti definitivamente. Qua abbiamo le nostre trincerozze, bene bene bene. È capitolato questo stato inutile. Queste le porto qui. Vabbè, conto là. Vediamo questi. La prima mente le porta a Mussemburgo, ma giusto per ora. Però direi che è il momento di finire qui il video, perché è durato leggermente, cioè è durato un bel po', sono successe un bel po' di cose. Come potete vedere c'è l'Unione Sovietica, che ha come nemici i nostri, insomma, no? Abbiamo gli stessi nemici, però non può entrare nella nostra fazione, però è come se stesse con noi, tra virgolette. L'impero ottomano ci ha dato un grande aiuto contro i sovietici, cioè contro i russi, che mo sono i sovietici, però stanno perdendo un bel po' qua, anche se hanno un bel po' di divisioni. L'Italia invece voleva aggiornare nella triplice intesa, però non so cosa è successo, però se non joina vuol dire che porterò queste 40 divisioni, diciamo, questo, facciamo ancora fronte orientale, per il momento è fronte orientale, perché voglio nascere qua, non voglio mettere tutte sul fronte occidentale, però adesso cambieremo nome, scriveremo fronte italico, forse, perché se non joina, non, perché devo lasciare qui le mie divisioni, però tu vai qua. Ok, intanto vediamo in Africa. In Africa intanto la situazione è buona, qui invece non ci ho fatto proprio nessun caso, perché tanto già sapevo che non sarebbe successo niente, perché non puoi con 4 divisioni, non puoi pretendere di fare qualcosa. I portoghesi ci hanno dichiarato guerra, però non posso attaccare questo stato che non c'ha niente, c'è solo popolazione, che poi si ribella anche, quindi meglio di no. Qui stiamo un po' perdendo. Invece qua per il momento la situazione non è male, però la situazione non è per niente male. I cinesi qua sono qui per non fare niente. E va bene ragazzi, ci sarà lasciata l'Ucraina, l'Estonia, questa, aspetta, qua c'è la Lettonia, quindi questa è Lituania. Lituania? Non lo so, non mi ricordo. Estonia, Lettonia, Lituania. Penso che è Lituania, però non so se si chiama così, non mi ricordo onestamente. Mettiamo un generale. Così, perfetto. Va bene ragazzi, allora, su questo fronte c'è tanta roba. Ci sono 221 divisioni. Spero di attaccare il Belgio, così attaccheremo da qui. E ragazzi, grazie per aver visto questo video, se in caso vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete, commentate subito, commentate per darmi anche molti consigli. E ci vediamo su un prossimo video, ciao ragazzi.